Giuseppe Paterniti. Buonasera Giuseppe. Salve a tutti. Questa sera con Giuseppe andiamo a parlare di dei temi molto molto particolari, perché Giuseppe è operatore e direttore di una scuola di naturopatia orientale e discipline psicocorporee. Ma dimmi un po', Giuseppe, come prima domanda io ti chiedo: che cos'è la naturopatia? Allora, la naturopatia in generale è una disciplina, o meglio un insieme di discipline, che si occupano di ricondurre l'uomo, l'individuo, alla natura, perché questa connessione con la natura si è in qualche modo persa in quest'epoca moderna. Per cui questo insieme di discipline sicuramente riconduce l'uomo alla natura attraverso varie metodiche, varie tecniche, e ovviamente lo scopo principale è quello di migliorare la qualità della vita. Però credo che ognuno abbia il suo approccio alla naturopatia. Il tuo qual è? Allora, sicuramente ci sono diversi approcci. Diciamo che la naturopatia più popolare è quella sicuramente di tipo occidentale. Noi ci occupiamo di naturopatia orientale, per così dire. Quindi guardiamo ad Oriente e in particolare alla tradizione che fa riferimento alla medicina cinese. Quindi che strumenti utilizzi? Ecco, la medicina tradizionale cinese ha veramente tanti strumenti a disposizione per aiutare l'uomo, l'individuo, fra i quali appunto l'erboristeria, l'agopuntura, il massaggio cinese Tuina. Però i nostri pilastri sono le discipline psicofisiche o psicocorporee, e in particolare il Qigong e il Tai Chi Chuan. Beh, allora, io non le ho mai sentite nominare, per cui in questo campo sono totalmente nuova. Mi parli un po' del Qigong? Allora, il Qigong è una disciplina antichissima, addirittura ci sono delle testimonianze che lo fanno risalire a circa 3500 anni fa. Quindi molto molto antica. Molto molto antica. Qigong letteralmente significa qualcosa come lavoro sull'energia, appunto Qi. Qi è l'energia di vitalità. Tutta la medicina tradizionale cinese è incentrata su questo principio, ovvero sull'idea di mantenere equilibrio sul piano energetico. Quindi l'individuo possiede un proprio sistema energetico, un po' come il nostro, come i nostri vari sistemi, non so, il sistema cardiovascolare o respiratorio. Ecco, in medicina tradizionale cinese si parla di sistema energetico, che ha i suoi canali, i meridiani, quelli che vengono utilizzati per esempio dall'agopuntore o dal massaggiatore Tuina. Su questi canali ci sono dei punti precisi che si chiamano in italiano appunto agopunti. Questi punti vengono stimolati per permettere un migliore fluire del Qi, appunto dell'energia di vitalità. In generale si può dire che fin tanto che l'energia fluisce, scorre liberamente all'interno del sistema energetico umano, senza intoppi, senza neanche eccessi o difetti sul piano energetico, allora tutto procede così come deve procedere, tutto va bene. Ma voi come fate a capire quando una persona ha un blocco energetico? Beh, diciamo che allora qualsiasi forma di disturbo, di problematica sul piano della salute, sia di tipo fisico che psicologico, è riconducibile appunto a un blocco di tipo energetico. Questo secondo la visione della medicina tradizionale cinese. Quindi, ecco, solitamente ci si rivolge a questo tipo di discipline proprio per evitare situazioni situazioni di imbarazzo sul piano della salute. Però devo dire non solo per questo, perché il Qigong è anche una disciplina che si occupa di coscienza, di presenza, e quindi permette di effettuare un vero e proprio lavoro su di sé. Ma quindi chi viene da te e ti chiede di praticare il Qigong, tu ad una seduta cosa fai fare? Allora, diciamo che il Qigong principalmente lavora attraverso il corpo, e quindi attraverso delle particolari sequenze di movimenti
che appunto hanno la funzione di ristabilire l'equilibrio sul piano energetico. Quindi l'approccio più importante, l'approccio principale è attraverso appunto il movimento del corpo. Questo movimento va effettuato però con certi criteri precisi e anche con un certo tipo di coscienza, nel senso che il movimento, l'esecuzione del movimento deve essere effettuato con presenza, attenzione e coscienza, e anche con un certo tipo di intenzione precisa che dà una certa direzione appunto al movimento energetico. Quindi si fa capire esattamente come muoversi e come comportarsi anche a chi avete in seduta. Certo, infatti molto importante è l'atteggiamento posturale, noi diciamo strutturale, però si parla di postura, e quindi il Qigong educa in qualche modo a una corretta postura e anche a un corretto movimento, che è caratterizzato da grande rilassamento, da una condizione dove le tensioni, le rigidità appunto non ci sono, praticamente scompaiono, anche perché sempre secondo la medicina tradizionale cinese, lì dove ci sono tensioni, dove c'è rigidità, l'energia stagna, e questo è un problema. Ma adesso voglio chiedere proprio a te, Giuseppe, tu come hai conosciuto il Qigong? Diciamo che io fin da giovanissimo, credo dall'età di 15 anni, mi sono interessato di discipline particolari, discipline che appunto si interessassero dell'uomo, dell'individuo, di tematiche importanti, di domande importanti e profonde, e quindi già dall'età di 15 anni avevo iniziato un percorso che è passato attraverso la meditazione, attraverso le arti marziali, e alla fine mi ha condotto appunto in Cina, e in particolare appunto alla pratica del Qigong. Adesso appunto io dirigo una scuola, che è una scuola anche importante, nel senso che offre un'offerta formativa professionale per chi appunto voglia anche formarsi professionalmente per fare la professione, e questa scuola è frequentata bene o male da persone che provengono un po' da tutto il nord Italia. Fantastico, direi. E in questa occasione ne approfitto per dare i contatti tuoi, così possono tranquillamente venire da te, conoscerti sia dal punto di vista di naturopata che quello per le discipline appunto psicocorporee. E certo. Ti possono contattare al numero 393-0065-154, ti trovano a Treviso. Su Facebook ti possono trovare alla pagina Stone Temple Tao, tradizionali arti orientali. Possono scriverti una mail a info@stonetempletao.it o visitare il sito www.stonetempletao.it. Adesso i tuoi riferimenti ce li hanno tutti, Giuseppe. Perfetto. Quindi perfetto. Aspettati un po' di chiamate. Bene. E qualche curiosità forse. Certo. Io ti ringrazio veramente per essere stato qui con noi ai nostri microfoni. È stato grazie. Un piacere. Grazie a voi.